Riconoscere che la morte è stata vinta, custodire la sorgente della gioia invincibile, aprire la mente alla verità rivelata da Cristo, in cui tutta la storia trova il suo compimento. Sono questi pensieri e sentimenti con cui vivere il momento privilegiato del tempo pasquale, nei 50 giorni che vanno dalla risurrezione alla Pentecoste, così come indica l'arcivescovo che presiede la celebrazione eucaristica presso l'Istituto Luigi Palazzolo della Fondazione Don Carlo Gnocchi, Onlus. Di fronte a lui, nella grande chiesa interna alla struttura, trovano posto una trentina di malati in carrozzina, le suore impegnate nell'assistenza, il direttore Antonio Troisi, una piccola rappresentanza di volontari e del personale medico-infermieristico. Concelebra la messa, volutamente semplice, il cappellano Don Enzo Rasi. In questi giorni nei quali la liturgia racconta gli incontri del Signore con i discepoli, individuiamo dei rimproveri che rivolge loro, anzitutto per la rassegnazione. La presenza di Gesù sconvolge la rassegnazione, rivela una vittoria che cambia il senso della vita e il modo di vivere, perché dà valore a quello che si vive, perché niente va a finire nel nulla, tutto viene scritto nel libro della vita e dobbiamo rendere conto a Dio di come viviamo. Il secondo rimprovero è per l'incapacità di credere alla gioia. I discepoli, come tutti gli uomini e le donne, sono disposti a credere di più alle cattive notizie che alla sorgente inesauribile della gioia. Credono che essere contenti sia una forma di ingenuità. Infatti si vede che i bambini sono contenti, ma la gente pensa, sono bambini. Suggerisce il vescovo Mario, che sottolinea. Nella società del grigiore e della tristezza, la gioia dei bambini dà persino fastidio. Forse anche per questo nascono pochi bambini. E infine il terzo rimprovero. Una mente chiusa vive in questo pregiudizio. Quando c'è la salute c'è tutto. Con i soldi si può far tutto. Qualunque cosa pur di arrivare prima, pur di avere il potere. Le cose della terra, secondo il pregiudizio umano, sono ritenute le più importanti. Gesù rimprovera i suoi discepoli rinchiusi nei pregiudizi. Da qui la conclusione. Noi facciamo Pasqua quest'oggi accogliendo 3 rimproveri di Gesù che in realtà sono 3 rivelazioni. Il rimprovero contro chi si spaventa che la vita vinca la morte rivela che la vittoria di Cristo sconfigge l'ultimo nemico, la morte. Il rimprovero contro l'incredulità rivela che possiamo credere alla gioia. Il rimprovero contro la mente chiusa rivela che noi possiamo aprire la mente alle parole dei profeti e della scrittura per riconoscere che tutta la storia arriva al suo compimento nella gloria di Gesù risorto. Perciò questi rimproveri sono in realtà per farci l'augurio di Pasqua, che dica non siate turbati, che dica aprite la mente, che dica credete alla gioia. Dopo la benedizione, il saluto portato dall'arcivescovo a ciascuno dei malati presenti.